Caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Oggi si affrontano West Ham, Leicester. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Diamo il via alla partita. Feguli riesce ad intercettare. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Cross verso il centro dell'area. E la difesa sventa il pericolo. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Tocco morbido. Segnalato il fuorigioco. Beh, questa volta è stato colto in fuorigioco, ma avrà sicuramente altre occasioni. Vardy? È stato colto in fuorigioco, ma sa che questo è il modo di giocare per arrivare al gol. Palla in profondità sulla fascia. Lungo passaggio in avanti. Mahrez. Vuole la profondità. Pallone morbido verso la fascia. Carroll prova il filtrante. Payet non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Mahrez prova a crossare dalla tre quarti. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Payet, pallone alto nello spazio. Respinta della difesa. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Giocata nello spazio. Grande occasione. Carroll. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Qui a te ha letto bene lo sviluppo del gioco e ha intercettato il passaggio. Questo vuol dire essere concentrato. Drinkwater. Hanno ottenuto un fallo laterale. Interessante questo movimento del terzino in questa fase. Hai ragione Fabio, sta cercando di variare molto il suo gioco. Nel calcio moderno ti aspetti che i terzini giochino sul binario, no? Seguono la fascia laterale in maniera molto rigida, mentre lui si accentra spesso e questo crea superiorità numerica al centro. Cerca spazio. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova il filtrante, trova il compagno in ottima posizione. Payet! Hanno iniziato con il piglio giusto, ma devono sfruttare meglio queste opportunità. Vuole la profondità. Mahrez! E c'è la rete! E arriva così il gol del vantaggio. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Il Leicester si porta in vantaggio, 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Appoggia il pallone largo con eleganza. Prova il cross in area. E la palla viene respinta. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza, non stavolta però.
Fuchs. Carroll ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Ogbonna legge bene l'azione, blocca il pallone. Cerca spazio. Riceve in ottima posizione. E passa. Feghouli. Si è liberato bene. Peccato per la conclusione non molto precisa. E questa è una grande occasione persa. Ha fatto tutto bene, tranne la conclusione. Mahrez. Ecco Vardy. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. Carroll. Prova la giocata nello spazio. Payet tenta il cross. Messo fuori dalla difesa. È un grande riflesso qui. È stato splendido l'intervento del portiere. Da qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Payet sceglie il tocco corto. C'è il cross. Prova il tiro. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi avanti. Prova un traversone dalla tre quarti. Palla larga in profondità. Non c'è fuorigioco, si va. Drinkwater la gioca in profondità. Guyatti la gioca sulla destra. Cerca la profondità sulla fascia. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Arbeloa. Palla giocata alta sulla fascia. Cross di Feghouli. Buona lettura difensiva, il cross è stato respinto. Tenta la conclusione. Prova a verticalizzare. Drinkwater prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Vuole il lancio filtrante. C'è il tiro. Tentativo identico al precedente, è anche il risultato per la verità. Arbeloa. Carroll. Allarga sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Feghouli è fuori gioco. Lancio lungo del portiere. Mahrez cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Non c'era spazio. Bella palla ad allargare il gioco. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Mahrez. C'è spazio, occhio! Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Prova il filtrante. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Cerca spazio. Ecco Feghouli. Si libera la grande. Cross di Feghouli. Incornata! Grandissima giocata di Carroll. Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Il West Ham ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Si ricomincia da una situazione di parità. Sono di nuovo in parità.
Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Mahrez. Vuole la profondità. Può andare alla conclusione. Se ne va. Occasione. Cross verso il centro dell'area. Payet. La mette sulla fascia. Pericolo. C'è la palla lunga in avanti. Payet. Cerca il passaggio profondo. È stato un bel primo tempo. Corrono su tutti i palloni, hanno sempre il modo giusto di affrontare l'avversario e questo ha permesso loro di pareggiare. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Ecco il primo pallone del secondo tempo. Il West Ham ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Prova la giocata nello spazio. Carroll! Che grande parata! È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Mahrez. Pedro Biande cerca spazio. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Da lì può segnare, può calciare a rete. C'è spazio per calciare. Tocco preciso. Arbeloa con il lancio in avanti. La butta in mezzo. Ecco Vardy. Prova il filtrante. È buona, si gioca! Il pallone è dentro! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Crossa il pallone a centro area. Mahrez. Vardy. Ecco Mahrez. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Va al tiro. Il Leicester ha alzato parecchio il baricentro difensivo. Se i tuoi uomini stanno bene dal punto di vista atletico, pressare alti è sicuramente vantaggioso. Più avanti riconquisti palla, più sei pericoloso. Con due tocchi sei in porta. L'unico problema può essere la tenuta fisica dei giocatori. Un gioco così dispendioso può essere faticoso e lasciarti presto senza benzina. Passaggio intercettato. Conclusione. Altra chance. E c'è il gol. Non hanno mai mollato nonostante lo svantaggio. Grande cuore. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Nuova
nuovamente in parità. Non mollano mai. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Mahrez la gioca a sinistra, prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Palla intercettata. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. La mette sulla sinistra. Carroll prova il filtrante e passa la cross in mezzo. Fuchs allontana il pallone, chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Provano a partire in velocità, guadagna metri, chance per tirare e non ci può arrivare. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. C'è un doppio cambio. Vardy! Ma cosa ha fatto Vardy? Ed ecco il gol partita! Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. E passano in vantaggio. Palla al centro. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Mahrez la mette in mezzo, da lontano. Cercano l'azione veloce. Mahrez vuole la profondità. Ha la possibilità di andare verso la porta. Cerca spazio. Ayu, ecco Sakho. Sakho cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Prova la conclusione. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Non sono stati in grado di fermarlo ed è riuscito a sfondare proprio centralmente. Di certo non si perdonerà di aver sbagliato. Ha provato a ripetersi. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Cross di Vardy. Mahrez! Tiro da dimenticare. Quando riesci a controllare il pallone così, ti si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Ogbonna. Ayu. Sakho. Prova la giocata nello spazio. Colpisce il pallone. E la mette in porta. È impossibile fare pronostici in una partita così aperta e combattuta. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. Hanno ritrovato la parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Palo. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Di testa e ha fallito una buona occasione da gol.
Bonna. Si libera la grande. Il West Ham si la cava anche con un pizzico di fortuna. Ogbonna è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. C'è il colpo di testa! Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Sacco. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Si fa trovare pronto e intercetta la rimessa. Carroll. Sacco. Può cercare il taglio in mezzo. Mette la palla dentro. Il portiere c'è. E ha avuto una grande opportunità. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Prova il filtrante. Prova a verticalizzare. Ecco Vardy. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Vuole la profondità. Morgan. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Palla in profondità sulla fascia. Credo però che ci sia fuori gioco, sì, è così. Sacco era in fuori gioco. Il portiere la calcia lontano. E trova bene il compagno. Pallone alto nello spazio. Pedro Biang. Prova la giocata nello spazio. Sacco. La gioca a sinistra. Cerca spazio. C'è la palla lunga in avanti. Prova a saltare il centrocampo. Prova il filtrante. Pallone filtrante a superare la difesa. Attenzione! Occhio, può andare. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Conclusione fuori di un soffio. Peccato per lui. Il tentativo era ottimo. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Prova la giocata nello spazio. Si avvicina alla porta. C'è spazio per calciare. E insacca! Un gol importantissimo! E questo probabilmente chiude ogni discorso. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Arbeloa. Fallo, nessun dubbio.
Non c'è più tempo, finisce qui. Sono andati vicini a un buon risultato, ma non è bastato. Escono senza punti da questa gara. Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale. Una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. Lo stadio si svuota e Luca, ce ne possiamo andare anche noi. Grazie mille a Luca Marchegiani, un saluto a tutti, alle prossime occasioni con il Grande Calcio.